seria. No. Cioè, io pure non fare olio. Amore, stai premendo molto più forte. Oh, amore, ma a casa è la chat. Hai rotto i coglioni. Sto premendo uguale. Ma mi pigli per il culo anche te stasera. Oh, non ti sto Dio Cristo, Dio. Non ti sto prendendo. No, guarda, la stessa pressione. Sono leggermente più silenziosi con la PS4. Ma poi mi spieghi chi è il giocatore sta così. Oddio, non ho fatto il rumore. Ma andatevene tutti a fanculo, ragazzi. Ma chi cazzo ci ha mai fatto caso? Lui sì, perché deve stare nel silenzio per le bime. Ma chi è che già così? PlayStation. Ah, ecco, ora va meglio. Ma andatevene tutti a fanculo. Non hai premuto. Quindi, benvenuti in Just Chatting Old School. È inutile spammare clip, è inutile consigliare video, è inutile dire Dario fai questo, fai quello, perché non vi darò mai retta. Dio! Guarda, veramente mi hai fatto andare fuori. Mi scuso tantissimo, veramente. Mi scuso per questa mia maleducazione, ma ce l'ho fatta. Va bene. Che poi in realtà erano divise le parole. Ho detto porco. Poi devo tornare a giocare a Minecraft, raga. Me ne voglio andare da sta casa di merda. No, scherzo. Oh, ma c'è il gatto. Questo non mi hai fatto ringraziare la merda nel cofano che ha donato 10 euro. Fiero. Allora, grazie a Spike Peace. Per vendetta devo fare una cosa. Che devo c'è? Far vedere i piedi per vendetta. No, ma che cazzo, allora faccio vedere le palle. Comunque che discorso è? Le palle. Comunque posso. Grazie Rem per i 100 pip. Che hai fatto, Volpe? Porco due. Dario, fuori tra quest'altro, io ora mi levo un attimino. No, portatevi le mangate. Qualcuno che si leva veramente per 5 minuti. Un po' di bollicine. 5. Vai, vado io. Nanni, poi pronta a rientrare, eh? Nanni, ti levi da coglione. No, ma che levi da coglione? No, Nanni, una preziosa risorsa. No, Nanni, non ti... Torna, no, Nanni, no, Nanni. No, Nanni, no. 5 minuti. No, Nanni, ti vogliamo bene. Nanni rimane in Australia. Qualcuno di fuori, fermo. Possiamo dire tranquillamente che ieri ho allagato casa. Amore, hai appena detto ho allagato casa. Sì, perché così almeno ti do ragione, sei contenta, lo puoi dire alle tue amiche, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, dice Dario ha allagato casa, che coglione il mio fidanzatello, eh? Evviva, evviva, però in realtà sappiamo tutti che è successo qualcosa, un danno evidente al tubo. Amore, non c'è di danni al tubo, veramente, non ce n'è, perché è asciutto adesso. Va bene, allora, vi spiego com'è andata, poi vi farete voi la vostra idea sulla cosa, ok? Ieri ho fatto popò, quando io faccio... Quando io faccio popò non ho molto piacere che gli altri sentano i miei rumori, soprattutto Agnese che mi idealizza un po' troppo e quindi cerco di mantenere questa integrità. Io non ti idealizzo nessuno, siete che mi idealizzi, veramente. Ah, quindi io ti idealizzo e te invece mi tratti come una merda. No, assolutamente. Sono una merda per te, faccio schifo, sono uno stronzo. È una cosa orribile idealizzare la gente, amore, cioè non è che... Poi ho idealizzato in senso artistico, no? Vabbè. Cioè nel senso poetico, romantico. Cioè provo molto, molta attrazione, molto, provo un grande sentimento per te e quindi voglio apparire sempre bello ai tuoi occhi. Va bene. Va bene, hai capito ora? Sì. Brava. Stavo dicendo, co due, non ho piacere a fare sentire i miei rumori, quindi uso delle tecniche per evitare che si sentano questi rumori. Va bene? Beh. Allora, io apro il rubinetto del bidet e se, insomma, è quello dell'acqua. Ok? Agnese sostiene che io ho lasciato il rubinetto dell'acqua aperto. Cos'è il rubinetto dell'acqua? Dell'acqua? Il rubinetto del lavandino aperto. E purtroppo, a quanto pare, si è allagato il cassetto inferiore del mobile che contiene anche il lavandino, i tubi del lavandino,
e di conseguenza anche tutta la parte sotto del mobile del lavandino. E per terra. E per terra. Si era iniziato a lagare tutto il bagno. È retain, ma uno come te che lo tira fuori da un momento all'altro, vabbè, a momenti caga in pubblico, ma questo dove l'hai letto, fa lo sgrondo power, scoreggia, fa uscire lo schifo dal naso in live, si imbarazza di farti sentire mentre caga, è retain. È evidente che tu sia una persona molto sola, per ora, perché quando... Cioè, è diverso tirare fuori il pisello con gli amici per ridere, per fare un simpatico gioco. Non è la stessa cosa che farsi vedere dalla propria ragazza e farsi sentire dalla propria ragazza mentre si caga. Sono due cose diverse, almeno dal mio punto di vista. È diverso. Cioè, non è bello. Te cosa fai, amico mio, con la tua ragazza mentre tiri fuori lo stronzo? Lo fai: ehi bella, vieni qui sulle mie ginocchia che adesso faccio il plof insieme a te. Non credo, ti chiuderà anche a chiave, no? È un po' diverso. Ma c'è amore, c'è gente che non frega veramente niente di... Sono persone che divorzeranno prestissimo con gli avvocati. Ma perché devi dire così? Per forza. Se te non hai problemi a vedere tua moglie o tuo marito che caga, è finita. Sta finendo il vostro rapporto, il vostro amore. Comunque non importa. Io, vabbè, fatto sta che io non ho piacere di avere Agnese che è lì. Quanti ne ha fatti di pippolini? 1, 2, 3. È brutto. L'ha fatto intero quest'oggi. La zuppa di ceci è andata bene. No, è brutto. È brutto. Ma non è che sono stati appunto. Cioè, non è che sto lì a sentire quanta merda di scena. Ho capito, ma il suono poi può comparire. Poi, vabbè. Comunque, non importa. Fatto sta che a me non piace farmi sentire da Agnese. Mentre, potrò avere la mia intimità, la mia privacy. Allora Agnese deve lavorare molto, no? Ha una consegna molto importante. È sempre sul filo del rasoio, eccetera, eccetera. E nel frigo non c'era più niente. Quindi. Dato che dovevo andare a Colle Salvetti per sbrigare delle commissioni dai miei, ho detto: sai cosa faccio? Vado al Conad e le faccio la spesa, a sorpresa. Faccio una delle nostre spese enormi, che di solito facciamo in due, per delle ragioni che andrò a spiegarvi a breve. Così le faccio una sorpresa, perché così lei non esce di casa, non deve rompersi i coglioni col fare la spesa, e ci penso io. Quando torno con le bustone e riempiamo il frigo. Vado al Conad. Prendo un quintale di roba. Tra l'altro adesso per me fare la spesa è facilissimo, perché adesso basta andare agli scaffali, butto dentro la roba nel carrello, sì, in maniera proprio ormai automatica, che so cosa... Tutti gli alimenti. Allora, quando voi vedete una fila, cioè avete presente quando andate dai biscotti alle merendine, no? Ci sono 700 pacchetti di merendine, 427 pacchetti di biscotti, ok? Quando voi vedete una fila completamente piena di roba, piena di prodotti che nessuno sa vendere nemmeno in 30 anni, e tutti gli altri biscotti con un pacchetto, addirittura un biscotto tolto dal sacchetto e messo sul bancone così, e nonostante questo in vendita, bene, i biscotti e le merendine invendute sono quelle che piacciono a Agnese, quindi è facilissimo, te vai alla fila più folta, più ricca, e butti giù dentro al carrello tutto, perché sono biscotti alla segole, al truciolato, Ribes, piacersi ai Ribes con la farina di grilli coltivati a terra, che sono morti naturalmente e poi spillati all'interno del biscotto. Quelli sono i biscotti che piacciono a Agnese, oppure il latte. Ormai Agnese la prende per il culo anche la stessa azienda che le produce queste bevande, cioè il latte, granarolo, pastorizzato, quelle, e poi ci sono tutti gli scatoloni invenduti del latte che piace a Agnese, ovvero il latte di soia o di... Aspetta, amore, lo devo dire. Latte di soia o di riso. E le aziende ormai non lo chiamano più nemmeno latte, si vede, le arrestano. Allora scrivono: bevanda al gusto di latte di riso. Che male c'è, scusa, per il latte vegetale? No, ma mi fa ridere. Tutti comprano il latte, no? Cioè, arrivano le famiglie: bello, domani Dio Bono ci inzuppo le macine, Dio Bono ce le sfondo nel latte. Ci devono affogare, Dio Madonna, le macine. Poi arriva Agnese e prende i biscotti tutti amorfi, tutti sfatti, tutti brutti,
con le zampe di insetto che escono, sì, oppure i semi brutti, neri, marci nel biscotto, e poi va a cercare il flacone, proprio il cartone, scritto bevanda al gusto di latte di riso. Non è vero niente, ma che cazzini! Buono, via, butta giù. E poi ragazzi, i cereali. I cereali sono la cosa più bella del... più basilari del mondo. Aspetta, ferma, ferma. I cereali sono così, ci sono i cirios, bonia, il miele. Ma perché devi mangiare le merde? Mi fai finire! Ma mi insulti! Ma che insulti? Sto dicendo cose effettive, fammi finire. Le barchette al cioccolato, quelli al cioccolato bianco, il cioccolato nero insieme, eccetera. Agnese prende il pacco da 4,5 kg con scritto muesli oppure... Kellogg's, basta, non c'è altro, è vuota la scatola, c'è un sacco con dentro, hai presente quando rigozzavi alle elementari, no? Rigozzavi e ci buttavano, no, la roba sopra per far asciugare il vomito, c'è dentro, cioè l'aspetto è quello, poi il gusto, no, il gusto sto... Ma sono cereali normali. È becchime. Ma sono i cereali becchime, non se ne mangia nemmeno il pappagallo per le robe lì. Ma sono i classici. Vabbè. Ma scusa, c'è un mondo di colori, di bellezza, di sapori, e pigli il coso, il piccione. Ma sei Vabbè. Io veramente. Oh. Vabbè, comunque la segatura è quello che mangia niente. No, allora io vado in automatico e prendo roba. Ma ovviamente sono dimagrito anche per questa ragione, non mi mica un male, anzi un bene, perché... No, ma non... Ma amore, basta, per piacere con questa storia. Ah, aspetta, prima del muesli, volevo di nosa su Agnese. Ragazzi, una volta... C'è stato un momento con Agnese all'Ipercop dove c'è stata una querel per le uova, dove ci guardava tutto il reparto. Insomma, vabbè, ci siamo lì al reparto delle uova, prendo le uova, le sto per mettere nel carrello, arriva Agnese. Che fai? Amore, sto prendendo le uova. Perché? Magari una frittatina, vogliamo fare che cazzo ne so, un nuovo artegamino... classico, ci si mette un po' di pimenta sopra, facciamo qualcosa, sono buone le uova, ti hanno energia. Fammi vedere. Queste no. Perché? Non sono coltivate a terra. Beh, amore, no. No, sembra di sì, invece, guarda, sembrano... No? Scritto. Questo è allevamento intensivo. Amore, non mi sembra. C'è scritto... Qui c'è scritto... allevata a te... No, attenzione, perché allevata a terra non vuol dire necessariamente che gli danno il becchime, ma sono allevate a terra, ma in spazi piccoli, eccetera. Non dire altro. Sono andata a controllarmi tutte le uova, tutte, e alla fine ho trovato, Dio Madonna, le uova che costano miliardi in più rispetto alle uova normali, ma va benissimo, tanto per 1,2 euro non muore nessuno. Ho preso le uova dove veramente le vanno a cercare con la torcia di notte, appena cantano, vanno a cercare dove ha fatto l'uovo per tutto il prato di 45 miliardi di ettari. Poi sono tutte sono tutte diverse, no? Quelle mega biologiche, perché sono... Una è così, una è più piccola, una è... Insomma, è fighissimo. E allora ho imparato e ora addirittura sono arrivato al limite. Ho preso... un cartone di uova dove non solo sono allevate a terra e aspettano che lo facciano naturalmente, non le buttano in queste gabbie eccetera, ma le ho prese a chilometro zero, praticamente le fanno lì dietro queste uova, vi faccio prima andare a piedi a pigliarle. Quindi insomma, ora ho imparato, e insomma, per quello dicevo dell'educazione al cibo, no, è molto interessante, sono molto buone, sì, effettivamente. Ora non ti dico che c'è una differenza clamorosa, cioè che mangi un uovo da allevamento intensivo, cioè la differenza tra un uovo da allevamento intensivo a un uovo coltivato a terra c'è, perché c'è, la senti, però non ti dà un cazzotto in faccia come sapore, lo percepisci, cioè secondo me anche con una benda, ti mettono davanti le due uova, le assaggi, secondo me la percepisci la differenza, sai classificare qual è più buona, qual è la più buona, però... Ecco, non è una differenza infinitamente grossa di sapori. Però vi consiglio, se avete qualche soldo in più da spendere per la spesa, di riflettere, perché
fa, comunque fa, e poi ti senti anche meglio, cioè quando hai fatto la spesa ti senti un po' più pulito. Incredibile, quando dicevo io queste cose per culare. No, non manipolare la realtà perché mi incazzo. Sei scemo, che cazzo mi urli? Attenzione, attenzione, che cazzo mi urli, è proprio questo il punto. Te nel mezzo al supermercato, nel mezzo ai boomer, alle vecchiette che passavano e facevano, io pacchi, ti sei messa, amore, ma queste sono le valenti intenzioni, me lo potevi dire con più calma, l'hai detto con quel tono, con quel tono proprio per farmi sentire una merda, sembrava che le strozzassi io le galline. Cosa? Di cosa stai parlando? Le ova, quella volta che nel mezzo alle ova ti sei messo, ti sei messa a dimmi, che cosa hai fatto? Queste sono uova da allevamento intensivo. Ho detto, amore, vabbè, ma guardiamo. Cosa hai fatto? Oh! Sembrava che fosse andata lì con l'accetta a sgozzare le galline. Semplicemente spiegando. E tutta la gente, cosa fanno? Questi sono le tia. Ora bestemmio, ti stavo semplicemente spiegando come funzionano i numeri che sono scritti sopra alle scale. Sì, ma non era il discorso dei numeri. Fammi parlare. Le uova Matrix. Ti stavo spiegando come funziona e te... Che palle! Ma che cazzo era? Uno sifone? Sì, dai! Sì. Ma te urlavi! Urlavi! Te urlavi! Guarda i numeri! Ci sono arrivato a terra! Via, amore, via, via! Poi mi trattava come un imbecille, bro. Via, 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 via! Cioè, proprio te non sai nulla! Ma non è vero, ti stavo spiegando e non vuoi ascoltare! Una domanda, gli scacchi per te sono un gioco sessista? Comunque, il succo del discorso qual è? Che adesso hai imparato qualcosa, vero? Sono molto contenta per te. Sei contenta? Sì, nonostante, insomma, le rotture di coglioni. Guarda, guarda che sei una merda, perché io quando sono andato a fare la spesa oggi, dico quante cose ti ho comprato, dico che ti ho comprato tutte cose congrue al tuo spirito etico. Che cazzo c'entra? Alla tua etica, di la verità, eh? Quindi queste cose qui sono tornate indietro o no? Oppure mi vuoi infamare anche su questo? Ma io sono contenta per te, cioè nel senso... Sei contenta per me? Sì. E tutte le barrette che ti ho comprato? E i cereali che ti piacciono? E i biscotti più gustosi ma che rispettano la linea? Cioè queste sono cose, capito, normali, cioè che io faccio tipo da 6 anni. Ma te l'ho fatto io oggi. Ok, no ma per... Cioè... Prossima volta ti scicao nelle buste io della spesa. Per te da 6 anni. Ti scicao. Ma non è che tutte le ti volte... faccio uscire un Tremors, Dio Madonna, dal sacchetto, sì, che fa capolino proprio, okay. Che sta faccia, Dio non Madonna. È che tutte le volte che vado a fare la spesa e ti compro le robe per te, ti sto a dire, cioè, tutto quello che ti ho comprato per te, perché sono cose normali, secondo me. Cose carine, molto belle da fare, e... Però non è che lo devi rinfacciare. Non te lo sto rinfacciando! Vuole almeno una carezza, un complimento, uno zuccherino al cavallo. Bene. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.